Ciao amici, piacciono anche voi i primi piatti freddi in estate? Io li adoro se sono leggeri e veloci da preparare. Noi ce li portiamo anche in spiaggia. È un'ottima idea. La ricetta di oggi è il riso pilaf, il riso tostato, insaporito e cotto fino ad assorbire tutta l'acqua. I chicchi risulteranno ben staccati e si sgraneranno molto facilmente. La ricetta di oggi è speziata e fruttata, detox e brucia grassi per accontentare il gusto e la linea. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. I suoi pregi principali: veloce e saporito. Ecco come si prepara: insalata di riso brucia grassi pilaf per 4 persone. Ingredienti: 250 g di riso basmati, 250 ml di acqua, il succo di un'arancia, 50 g di albicocche secche, 5 cucchiai di uva passa, 2 cipollotti, 3 cucchiai di margarina vegetale, mezzo cucchiaino di cardamomo in polvere, un cucchiaino di garam masala, un cucchiaino di curry in polvere, 2 cucchiai di pistacchi, 2 cucchiai di olio di semi di girasole. Tempo di preparazione circa 15 minuti più 20 minuti per far crescere il riso. 1. Ammollo delle albicocche. Lasciare le albicocche secche in ammollo nel succo d'arancia per circa 5 minuti. 2. Tagliare i cipollotti. Tagliare i cipollotti ad anelli sottili e regolari. 3. Insaporire. Scaldare l'olio e il burro vegetale in una padella e insaporire i cipollotti. Segreto speciale: lavare il riso con cura passandolo sotto l'acqua corrente in un colino prima di cuocerlo per fargli perdere l'amido, poi lasciarlo scolare e asciugare. 4. Stufare il riso. Aggiungere il riso e farlo stufare fino a dargli una consistenza liscia e compatta. Questo procedimento rende il riso pilaf. 5. Unire albicocche e uvetta. Dopo aver fatto sgocciolare le albicocche, tagliatele a pezzetti e unitele al riso insieme all'uvetta. 6. Fase finale: speziare e cuocere. Unire tutte le spezie, aggiungere il succo d'arancia e 250 ml d'acqua, coprire con un coperchio e lasciare cuocere per 15-20 minuti a fiamma bassa. 7. Guarnizione. Togliere il riso dal fuoco e sgranare bene i chicchi con una forchetta. Guarnire il piatto cospargendo con i pistacchi tritati. A questo punto potete servire caldo o freddo a seconda dei vostri gusti. Per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile. Iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Proprietà degli ingredienti: le albicocche contengono due aminoacidi, arginina e lisina, che aumentano il senso di sazietà. Le arance hanno pochissime calorie e sono ideali quando si vuole perdere peso. La vitamina C aiuta a svegliare il metabolismo. I cipollotti sono antiossidanti e disinfiammanti. L'uvetta è energizzante, antiossidante, regola la glicemia nel sangue e la pressione arteriosa. La margarina vegetale bio può essere inserita in una dieta ipocalorica per controllare il peso. Il cardamomo è utile nei casi di colon irritabile, di problemi digestivi e sostiene il metabolismo. L'olio di semi di girasole protegge la mucosa dello stomaco, riduce il colesterolo cattivo e alleato della pelle. Garam masala è il nome indiano del curry, un mix di spezie che combina cumino, noce moscata, chiodi di garofano, cardamomo, curcuma, semi di coriandolo e ancora cannella, grani di pepe nero, zenzero. Esistono parecchie ricette di garam masala con diversi principi ed effetti benefici, da quelli antinfiammatori a quelli antiossidanti. In generale il garam masala aiuta la digestione delle pietanze più pesanti. Il riso basmati facilita la dieta perché dà un senso di sazietà, inoltre riduce l'assorbimento del colesterolo grazie alle fibre che aiutano contro la stipsi. I pistacchi sono ottimi per tenere sotto controllo il peso perché sono ricchi di fibre, sono anche ricchi di vitamine e oli sani. In descrizione trovi il link al mio libro Alimentazione naturopatica con le ricette di Serena Babbu, vegan e raw chef. Mangia e bevi consapevole e vivi meglio!